Si fa sempre più vicino alla realizzazione del parcheggio raso da circa 90 posti auto in pieno centro storico a ridosso di Porta Leoni, dove prima sorgevano le case ATER. I parcheggi dovrebbero essere pronti entro il mese di novembre, ovviamente solo per quel che riguarda i parcheggi a raso. È iniziata ufficialmente oggi la demolizione delle ex case popolari in un'area che ora è comunale dopo lo scambio con l'ATER, che ha avuto 46 appartamenti dal comune. Un intervento importante e atteso per il centro. In attesa della realizzazione dei parcheggi più grandi previsti dal piano urbano della mobilità, l'Aquila ha certamente bisogno di parcheggi di prossimità. È un solo primo step, in quanto il parcheggio poi sarà anche interrato con altri posti e due piani. Si tratta di circa 1 milione di euro complessivi di lavoro. Il secondo lotto invece riguarderà la progettazione e la realizzazione del parcheggio interrato. Si tratta di un intervento complesso, molto lavorato sia nella fase preparatoria, perché abbiamo dovuto rivedere la stima precedente fatta, che era non conforme. Abbiamo definito esattamente il valore dell'area, l'abbiamo permutata con l'azienda Later, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Abbiamo sottoscritto l'atto al notaio qualche giorno fa. L'area di cantiere è stata predisposta, sono stati rimossi un quantitativo importante di amianto, abbiamo dovuto fare una bonifica perché c'erano degli ordigni bellici. Oggi si partirà, in una decina di giorni verrà, diciamo, ultimata la fase della demolizione, poi verrà predisposto il fondo e quindi ci sarà l'apertura ai parcheggi. Oggi comincia la demolizione e quindi sarà un primo step con un parcheggio a raso, poi successivamente procederemo al parcheggio interrato. Credo sia la migliore risposta nei confronti di tutte le persone che pensavano non saremmo stati in grado di realizzare un'opera così importante.